Ferragosto a tutti, popolo bianconero, da me e da questo bellissimo ragazzino che si chiama Vincenzo Cormio. Vincenzo, di a tutti questi tifosi juventini, che squadra tifi? La Juve. Dimmi un po', secondo te Vlau ci rimane la Juve? Non lo so. Non lo sai. Per me è così, poi no, non lo so neanche io, ma. Ma è bravo a giocare Vlaovic. Sì, ma a volte fa delle cose stupide. Fa delle cose stupide. Può essere che non stava bene l'anno scorso. Può essere. Se viene Lukaku al posto suo? No. E perché non lo vuoi? Perché fa il portiere, cioè. Noi ce l'abbiamo il portiere, basta quello, ce l'abbiamo. Non perché era dell'Inter prima, no? No, no, beh, tanto. Solo perché portiere. C'hanno dei giocatori che non siamo neanche la Juve, giovani, ma non sono. Cioè, quindi, qual è il problema ormai? Va bene, va bene. Allora, facciamo un piccolo riepilogo. Questa settimana la Juve ha dato in prestito e venduto parecchi giocatori. E ha risparmiato sugli ingaggi e ha accumulato un po' di moneta per recuperare quei soldini che purtroppo a causa della mancata qualificazione alle coppe dobbiamo racimolare. Eh sì. E avendo solo una partita alla settimana, secondo te la Juve lo vince lo scudetto quest'anno? Non lo so, dipende da come gioca. Le prime partitine così che hanno fatto hanno giocato bene, meglio dell'anno scorso sicuro, poi non so negli anni scorsi che io non c'ero. Allora, quest'anno dobbiamo vincere per forza lo scudetto. Eh sì, perché per tutto quello dell'anno scorso è uno schifo totale, quindi. Se no Allegri che fine fa? Se ne va. Ciao! Ma se ne va da solo o lo vendono? No, quello non credo che lo vendano, non credo. Lo cacciano. È la stessa cosa. È dettolina, sembra quella. Ok, ma questo giocatore nuovo che è venuto... Tu l'hai visto? No, ancora. Perché passa e quindi non riuscito a vedere bene. È molto veloce. Talmente veloce che non sei riuscita a vederlo. Non quello, che passano e io non vedo. Ok, tu vedi un po' tutta la squadra. Però, come hai detto prima, rispetto all'anno scorso giocano meglio, vero? Cioè, le prime partite, non sappiamo mai della Serie A che quello è un po' importante. Vabbè, dobbiamo aspettare domenica che giochiamo contro l'Udinese. Sì, che dobbiamo rifare. Non so perché. Secondo te cosa fa contro l'Udinese domenica la Juve? Non lo so, dipende anche da come gioca però. Vabbè, tu cosa ti senti? Secondo me è di vincere, speriamo, perché per quelle partite che sono state così abbiamo vinto. Quindi almeno quelle che sono le più importanti dobbiamo vincere per forza, no? Se no è inutile quelle poche partite che abbiamo vinto contro il Milan. Quindi anche io penso che vinciamo. Più o meno un 2-3-0 secondo me. E segna anche Vlaovic. Sì, ha fatto l'ultimo gol, quindi con il Real Madrid. Ha segnato anche due gol contro la Juve Black. Sì. Uno su rigore e uno su punizione. Ma non capisco, Juve e Juve, che senso ha? Non capisco. Hanno fatto un amichevole. Juve di Serie A. Juve Black più o meno sono i titolari che dovrebbero giocare in campionato. Juve White, sì. Sono i giocatori giovani che giocano nelle altre Juventus più piccole. Ah, è vero, sì. Sì, perché sono più piccoli, beh. Hanno perso però, di brutto. Ritornando alla Juventus, quella grande. Quella più seria. Giocava fino all'anno scorso Bonucci. Sì. A te Bonucci come giocatore ti piace? Sì, ma però come ha giocato l'anno scorso proprio... Vabbè, però è diventato anziano il Bonucci. Lo so. Cioè, mi ricordo io una partita, mi ricordo contro chi l'anno scorso, che aveva tirato Vlahovic e lui ha fatto di testa e ha rovinato il tiro, che poteva andare a rete. Ho capito. Quindi, non posso dire che... Secondo te è giusto che la Juve ha detto tu non giochi più, trovati un'altra squadra? No. Forse era eccessivo quella cosa. Eh sì, perché comunque Bonucci, dopo più di 500 presenze... ha fatto anche parecchi gol. Ha vinto 8 scudetti sui 9 consecutivi che ha vinto la Juve. Poi se n'è andato al Milan e la tifoseria
un po' lo odia, perché addirittura quando ha giocato Juventus-Milan lui fece il gol e sotto la curva della Juve fece il gesto, quello che fa così, che dice sciacquatevi la bocca. Allora, i tifosi juventini un po' per questo motivo lo odiano, non l'hanno perdonato. Però ha fatto una cosa sbagliata. E lo so, però poi lui quando è tornato ha chiesto scusa, ha detto che si è pentito. Ma cioè, quando giochi in un'altra squadra, che non è quella che giocavi prima, tu non puoi fare l'insultanza, perché è una squadra che tu giocavi. E quindi si può andare, sai, a fare la scivolata così, sai, quello. Però non l'insultanza. E non si fa, però. Che vabbè, io penso che quello è un lavoro. È un giocatore, qualsiasi squadra va, anche se segna la squadra dove stava prima, secondo me, siccome viene pagato dalla squadra che è andata a giocare, è giusto che deve esultare, però... non è educazione, meglio non farlo, se no, cioè proprio fai capire che quella squadra non vuole giocare, proprio che è uno schifo, okay. Io non parlo, però... Va bene. Allora, secondo te Bonucci adesso dove va? Perché dicono... che è andato a cena con uno dei dirigenti della Fiorentina e sembra che ha avuto un'offerta da una squadra della Germania che si chiama l'Union Berlin. Secondo te accetta l'offerta di una di queste due squadre? Dipende forse da lui, lui deve decidere, non noi. Ok. Noi non possiamo fare niente. Io dico che secondo me va la Fiorentina. Però. È meglio che non margine male, vabbè ormai Ronaldo si è andato a quella squadretta là. Come si chiamava? Non mi ricordo. La squadra di Germania? No, la squadra di Ronaldo che è andato ma. E quella è una squadra araba. Si chiama Al-Nasr. Sì, ma è un'altra stugge, un'altra. Allora hanno vinto la Champions League da Arabia. Lo so, con Ronaldo che. Cioè, tutto lui, cioè i gol che hanno fatto, tutti lui l'ha fatti, gli altri. Bravo Ronaldo, è un ottimo giocatore. Vabbè, ma Ronaldo è un campione, l'ha dimostrato anche nella Juventus. Sì, quello sì, però proprio quella squadra proprio, tira, Madonna santa, però esagerato. Allora, parlando sempre di mercato, sembra che il Bayern Monaco possa puntare all'acquisto del portiere della Juventus, Szczęsny. No, non mi dire, tutti quelli che mi piace se devono andare. Quindi non vuoi che se ne va il portiere, giusto? No, il portiere mi piace troppo, non voglio. E vabbè, allora Szczęsny rimane alla Juve. Per me rimane alla Juve, ed è meglio, perché sennò io mi piango. Perché mi dispiace, mi piaceva tanto quello del portiere. Era bravissimo, cioè, certi errori che ha fatto, lui da parare le salvati lui, sennò quello andava tutto a gol. Invece, per quanto riguarda l'attacco... La Juve vuole sostituire Di Maria con Berardi, almeno sembra, così i giornali stanno titolando. E per arrivare a Berardi si parla di un sacrificio dei giovani Sule e Iling. Secondo te è giusto che i giocatori giovani la Juve li deve vendere per prendere dei giocatori più grandi? Secondo me no. Perché Iling Junior, quello è un lampo, come corre, che caluccio, madonna mia, una mitragliatrice, peggio. Quindi non lo vuoi vendere, tu a Iling? No, per me è giocato bene, io non voglio vendere. E se tu a Berardi lo vuoi? No. No. Non l'ho visto da noi giocare, perché gioca nel Sassuolo, qua gioca, ma... Sì, sì, di Berardi del Sassuolo. Ma stesso non ammiro mai quasi, non miro così mai, per la stessa squadra. Ok. Sassuolo non tanto, cioè vedo. Cioè, di farlo è anche morto. Ok, allora la Juve, secondo me, quest'anno per trattenere sia Vlahovic che Chiesa, qualche altro giovane se lo toglie. E sono sicuro, penso di metterci la mano sul fuoco, che la Juve vinca lo scudetto quest'anno. Sì, pure io. E sia Chiesa che Vlahovic saranno dei grandissimi protagonisti. Sì. Speriamo che se ne va uno di due. Ma se vince lo scudetto la Juve, tu vai a festeggiare, vinci? Sì, festeggio riccio proprio. Dimmi un po', ma anche tuo padre è juventino?
Certo, sì. Infatti lui da piccolo, anche Ronato, ha combattuto il Budi. E ora c'è ancora una conottia che sta diventando piccola, però almeno la uso ancora un po' a dormire. E c'è scritto, mamma mi ha fatto bella, papà Juventino, bellissima. Poi con lo stemma qua, proprio, vedi, lo stemma con la Juve con tre stelle sopra, sai come okay. Di solito si scrive. Allora, va bene, basta con la Juve. Come sappiamo, il commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, tutto per sé di mandare. Si è dimesso e oggi ha fatto sapere i motivi delle sue dimissioni. In pratica non ha accettato il fatto che Gravina gli ha smantellato lo staff. Come smantellato, in che senso? E ha mandato via dei suoi collaboratori, mettendone altri che lui non conosceva e a lui non stava bene. Quindi in pratica ci ha fatto capire che c'erano dei dissapori anche, e quindi è meglio così. Quindi sei andato. E la pista principale per sostituirlo sarebbe Spalletti. Luciano Spalletti. Ma lo sai perché a me non mi piace? Non perché non voglio che l'allenatore così, è perché del Napoli, se no mi piaceva. Vabbè, allora, per liberare Spalletti comunque servono 3 milioni di euro, perché comunque c'è un vincolo contrattuale. De Laurentiis ha fatto sapere che a lui quelli 3 milioni non gli servono, però comunque li pretende, perché è giusto che sia così. Perché ci sono delle regole, le regole si rispettano. Certo. E deve essere d'esempio a tutto il movimento calcistico italiano. Vabbè, prendiamola come buona, perché non ci credo tanto. 3 milioni su 3 milioni, è vero, Vince? Tanti soldi. Sì, che gioia. Ok, dai, per oggi abbiamo finito. Di nuovo, buon Ferragosto a tutti. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sì, soprattutto. Attivate la campanella, mettete mi piace al contenuto e se volete commentate. Tanti commenti li leggiamo. Certo. Possiamo prenderne spunto e si possono creare delle belle conversazioni. Beh, al prossimo video. Ciao, ciao a tutti, ciao!